Accanto al desiderio di matrimonio cresce anche quello di genitorialità, cioè di poter essere genitori. Sono ormai circa 100.000 i figli di persone omosessuali, tra questi ci sono anche i gemellini di Simona e Priscilla. Amedeo Vicinelli le ha incontrate. Vediamo. Io sono mamma Simo. Io sono mamma P perché la R non la sanno ancora pronunciare. Io il desiderio di maternità l'ho sempre avuto. La mia compagna in realtà viene da un precedente matrimonio e c'ha già due figlie grandi. Lei mi ha chiesto cosa ne pensi se facciamo dei bambini. Io lì per lì gli ho detto ma te, come dico in Toscana, ti ha dato di batta al cervello. Poi nella mia testa dicevo io come faccio a levargli questa gioia di avere bambini se lei vuole stare con me. Ho iniziato questo percorso contattando prima una clinica a Barcellona e dopo abbiamo fatto il primo tentativo. Ma mi squilla il telefono, dico, beh, com'è andata questa ecografia? Dice, preparati. Ho detto, oh vai, è incinta. Io a saltare di gioia col telefonino. Dice, no, no, aspetta, mettiti seduta. Ho detto, oddio, che è successo? Non sei incinta? No, no, sono incinta. Dice, indovina? Ho detto, no, non mi dici che sono gemelli. Sì, sono gemelli. E io, arrivai, sono gemelli. E invece dice no aspetta non è finita, come non è finita? Dice non sono due, sono quattro. E io no! Come mi avevano preventivato, i bimbi sono nati prematuri. E erano quattro, in realtà poi insomma dopo 27 giorni abbiamo perso una bimba. Il bimbo ha riscontrato qualche problema e sono stati 5 mesi ricoverati in ospedale. E per me è stata veramente, credetemi, a me mi viene ancora la pelle d'oca. A me non mi facevano nemmeno entrare. Io avevo i miei bambini che stavano male, tutti e tre, specialmente Nicolò che è più piccolo, che ha avuto problemi. Io ero così appoggiata a un vetro a guardare ore e ore e ore, aspettare che qualcuno mi facesse entrare. Una delle bimbe non ce l'ha fatta, io ho deciso di fare il funerale giù in Puglia, da dove io vengo, e uno degli ospedali neanche in quella situazione si sono ammorbiditi e neanche in quella situazione l'hanno fatta entrare. E questa onestamente la reputo veramente una gran cattiveria. Perché ci togliete questa gioia? Perché sono gioie. Sono stufa di sentirmi dire sempre t'accetto, accetto, ma accetto che? Ma cosa devono accettare? Noi paghiamo le tasse, andiamo a lavorare, ti ripeto, faccio tutto quello che c'è da fare come tutte le altre persone. Non è che siamo extraterrestri, siamo persone umane come tutti. Non capisco perché le persone devo accettare. Accettare cosa? Mi devi aiutare a risolvere questi problemi perché i bambini ci sono. Per lo Stato io sono l'unico genitore dei nostri bimbi. Se a me domani mi succedesse qualcosa rischierebbero di rimanere orfani. Questa per me è una cosa allucinante perché spezzerebbero il legame con la mia compagna che li ha visti nascere. Alla fine era lei che parlava quando erano nella mia pancia. È lei che si alza la notte insieme a me quando piangono. Cioè, è lei che li educa insieme a me tutti i giorni. Penso che alla fine sia questo essere un buon genitore. Abbiamo visto quanto la nostra politica sia lontana dalla richiesta di parità e uguali diritti da parte delle coppie gay e lesbiche.